Al centro della discussione tra maggioranza e opposizione durante il Consiglio Comunale di Nocera Inferiore è il documento unico di programmazione, DUP, presentato dall'assessore Clara Cesaro e recentemente approvato, ha suscitato diverse critiche. Antonio Iannello, della minoranza, ha evidenziato un ritardo nei progetti, con obiettivi originariamente previsti per il 2023, ora posticipati al 2024. L'ex primo cittadino Antonio Romano ha sottolineato invece l'importanza di un collegamento tra Santa Croce e la 30 per gestire il traffico in modo efficace. Credo che Nocera ha bisogno di un progetto di sviluppo di ampio respiro, nel senso che Nocera è la capitale dell'agro, lo si vede insomma da tante cose, e credo che avrebbe bisogno di due o tre opere infrastrutturali che possano innanzitutto alleggerire questo pernicioso problema del traffico, perché noi abbiamo traffico di attraversamento che è micidiale, che procura solo danni, non lascia niente, lascia costi per la manutenzione delle strade, lascia morti probabilmente anche da inquinamento. Basta vedere nella statistica del DUP che sono aumentate le morti rispetto all'anno scorso, non è certo solo conseguenza del fenomeno epidemico che abbiamo vissuto. Credo che avrebbe bisogno di una visione di più ampio respiro. Altri consiglieri di minoranza, come Giovanni D'Alessandro e Pasquale D'Acunzi, hanno invece manifestato perplessità sui dati presentati, definendo il DUP come un copia e incolla con date spostate in avanti. Tonia Lanzetta invece ha criticato la gestione degli uffici dell'ente, sottolineando la necessità di un'impronta più concreta nell'azione del Comune. Il presidente della Commissione Bilancio del Partito Democratico, Massimo Petrosino, ha difeso invece la natura triennale del DUP, sottolineando che le previsioni strategiche richiedono un orizzonte temporale lungo. Il sindaco Paolo De Maio ha poi elencato gli interventi in corso, tra cui trasporto urbano e progetti infrastrutturali, difendendo il lavoro della sua squadra di governo. Quest'anno abbiamo ottenuto un ampliamento dei fondi per la pubblica illuminazione, per l'allestimento dei LED, una cosa non scontata che ci ha consentito di coprire quasi tutto il territorio nocerino a fronte di un iniziale finanziamento di un numero limitato di punti luce. Lavoriamo a consegnare una città diversa nel 2027, sperando che i cittadini ci giudicheranno per il lavoro svolto.